Facciamo quattro chiacchiere con Ferdinando. Ciao a tutti, un'altra puntata di Quattro Chiacchiere con Ferdinando, un ospite d'eccezione, c'è cioè uno studente che si è distinto per cosa, Elia? Allora, Michele ha avviato ultimamente una startup e sta riuscendo a conciliare lo studio con questa nuova attività imprenditoriale. Parlaci un po' del tuo progetto, com'è nata questa idea, chi ti ha aiutato a svilupparla e quali sono le tue aspettative future? Questa idea è nata praticamente un anno fa, e, tutta per caso, perché praticamente ho pensato cosa volessi fare un giorno da grande, e partendo dall'oliva che poi mi ha ispirato per creare energia biomassa, da lì ho scoperto che si poteva fare anche biogas, ma così come mi insegnano in questa università ad ottimizzare i costi e a aumentare il profitto, praticamente ho scoperto che il biogas poteva essere realizzato mediante altri materiali, e ho scoperto una materia innovativa che non era mai stata utilizzata, che mi ha permesso di vincere un concorso qua a Milano di Assolombarda, e di conseguenza il concorso mi ha dato l'opportunità di fondare una società. L'idea l'ho portata avanti da sola, e il messaggio che voglio comunque lanciare è che di non scoraggiarsi, che quando nessuno crede in voi comunque, di portare avanti, di essere tenaci, perché comunque bisogna avere passione in quello che si fa, in quello che si dice. Infatti, quando nessuno avrebbe speso un soldo su di me, ora invece si ritrovano con un contratto societario, con una società che sto avviando e sto portando avanti. Che genere di difficoltà hai incontrato all'inizio? Qualcuno ti ha aiutato, ti ha sostenuto, consigli che magari hai ricevuto da qualche esperto del mestiere? Allora, la prima difficoltà innanzitutto deriva dal settore, perché comunque mi sono buttato sulle energie rinnovabili, quindi è stato, poiché studio giurisprudenza al terzo anno qui in Bocconi, è stato un settore del tutto nuovo che io non conoscevo, e quindi mi sono dovuto informare, questo è il primo passo. Di conseguenza, poiché nessuno credeva in me, ho dovuto fare tutto quanto da solo, ho chiesto anche consiglio a professionisti che mi hanno immerso in questo settore. Seconda cosa, le difficoltà delle startup sono principalmente tecniche, nel senso che innanzitutto dai costi che deriva dalla costituzione dell'atto societario, ai costi per ottenere un conto corrente in banca, alla semplice PEC, che è un controsenso, permettetemi, perché come si può avere una PEC se si è un cittadino privato, e quindi se non si ha una PEC non si può fare l'iscrizione alla Camera di Commercio? Questo è il controsenso all'italiana. Ma dall'altra parte queste difficoltà sono riuscito a superarle prima da solo, poi successivamente quest'anno mi si è affiancato un altro ragazzo che è diventato mio socio, e che quindi insieme condividiamo, come dire, i rischi e le difficoltà che giorno dopo giorno affrontiamo. Imprenditori, si nasce o si diventa? Bella domanda. Penso che, oddio, nel mio caso io vengo da una famiglia non imprenditoriale, quindi comunque è un'esperienza che vivo in prima persona e la vivo da solo. Penso che probabilmente si nasce e lo si diventa in entrambi i sensi, perché se da un lato è vero che i vecchi imprenditori di vecchio stampo, si pensa agli anni 60, non erano laureati, tutto laureati, hanno avviato società che ora sono SPA e sono espanse nel mondo, si pensi a Gian Agnelli, che era chiamato avvocato ma non era laureato in giurisprudenza. Dall'altro canto, con i tempi che corrono, una formazione universitaria adeguata aiuta molto, perché si risparmiano tanti passaggi tecnici in più, perché saper parlare di bilanci, saper parlare di strategia aziendale, di marketing, di vendite, vuol dire comunque aiutare la propria azienda a fare un passo in più rispetto ad affidarsi sempre a terzi. Per quanto riguarda, io sento proprio una sorta di sesto senso, quello è il sesto senso femminile, il mio invece è maschile e riguarda le occasioni, cioè nel senso sento in maniera istintiva, percepisco qualcosa che mi dice parla con quella persona di quell'affare, di quel progetto. E questa è stata l'occasione che mi è successa a Zurigo neanche un mese, 20 giorni fa. Per caso ero seduto a un bar, ho parlato con un signore giapponese che mi ha chiesto se ero di Milano o meno, gli ho parlato del mio progetto senza conoscerlo, era la prima volta, e di fatto questo qui è un produttore di miniere a Singapore e mi ha proposto di espandere la mia società tra Singapore, Hong Kong e Taiwan insieme. E quindi questo è nato sempre da questo sesto senso che sentivo e che gli ho parlato, gli ho presentato il progetto. Quindi si nasce e si diventa. Ai ragazzi che hanno un'idea come ce l'hai avuta tu,
cosa consiglieresti di fare? Come si possono muovere? Ci sono delle opportunità che Milano, che questa università, che ci possono essere sia in Italia che all'estero? Il consiglio che posso dare è, come ho detto prima, di non arrendersi, perché parlo io personalmente, ho partecipato a vari concorsi e non tutti li ho vinti, anzi ne ho vinti uno. Soltanto uno, quello di Asso Lombarda, che secondo me è anche quello un po' più importante, perché Asso Lombarda, come sa, rappresenta l'unione degli industriali di Milano, della Lombardia, ed è la voce grande in Confindustria a livello nazionale. Quindi essere valutato in maniera positiva da un'associazione di industriali che lavorano dopo giorno sul campo è già un gran passo. Allo stesso tempo voglio dire, non scoraggiarsi, perché Asso Lombarda è stato l'ultimo concorso a cui poi è giunta la vittoria, ma ne ho partecipati 10 prima, a quali sono stato eliminato o scartato. Quindi tenacia, passione, dovete resistere, perché il mondo è pieno di squali, ma da un pesce piccolo si può diventare anche uno squalo, basta volerlo. E in maniera molto semplice, però, cioè con semplice amore e passione per quello che si fa giorno dopo giorno, mai scoraggiarsi. Ringraziamo Michele per la compagnia di quest'oggi. Ringrazio io voi per la disponibilità che mi avete dato. Facciamo un grosso in bocca al lupo, sperando magari di ritrovarlo fra qualche anno più in là nella carriera, e noi ci vediamo alla prossima puntata.